insomma ti senti quasi inutile, no? come una goccia in un oceano. Sto pranzando, tanto saremo qui tutto il giorno. Agnello a due teste, esemplare unico, agnello modello Polifemo di occhi 1, vitello con inserti di cobalto, cadmio, cromo, uranio e oro, fratello di anni 32, fratello di anni 36, fratello di anni 29, cercasi occhi sul volto, orecchie ai lati del volto, lingua distinta dai denti, arti per rivolgere il corpo e rispondere ai comandi. Particella nanometrica di metallo da depositarsi nel sangue, fegato, pancreas, nelle ossa per 50.000 euro l'ora, offresi poligono sperimentale interforze di... Io sono qui oggi, come penso tantissimi altri, per difendere in primis la mia terra, perché non voglio che la mia terra sia usata per fare da base a degli eserciti che vanno a fare le guerre in altre parti del mondo. Io sono qui perché non posso tollerare che questa cosa sia e rimanga una normalità. Io vengo da questa zona, provengo da qua e conosco bene le conseguenze di questa occupazione militare che dura da più di 50 anni. Conosco bene le conseguenze che abbiamo sulla nostra pelle, sulla pelle dei miei conoscenti. Perché comunque questa occupazione militare ci danneggia da sempre, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della salute. Purtroppo la gente non ha ancora capito che sin quando non scenderà in campo, non si interesserà dei propri problemi, non ci sarà nessuno, perché delegando agli altri non risolverà mai niente. Trovo la forza di manifestare è perché penso che c'è speranza di cambiare le cose. E la forza ti si smuove da dentro, perché siamo figli di una terra millenaria. La forza ti si smuove da quei nuraghi che ci circondano, di cui per esempio oggi ne troviamo uno proprio all'interno del poligono, chiuso dalle reti. Vi sembra una cosa normale? Ah, io non trovo la forza, mi sembra scontato. Se non ci ribelliamo noi, chi si deve ribellare? Sono qui dal 56. Oh. Ho avuto degli amici, oltre che dei parenti, ma anche degli amici che ci hanno lasciati troppo giovani, no? 20, 22, 24 anni, per le solite malattie tipiche dell'inquinamento militare, sindrome di Quirra, sindrome dei Balcani, eccetera, eccetera.
ci sono delle medie di incidenza delle, di questo tipo di malattie che sono altissime e che solo chi abita qua può conoscere. Oggi è anche il 28 di aprile, sa di essa Sardegna. Sono passati secoli, ma questo giorno ci deve ricordare che siamo stati liberi e lo torneremo ad essere, si spera presto. Sono qui per lottare e per manifestare la mia contrarietà insieme a tutti gli altri affinché qualcosa si muova, affinché riusciamo a ottenere un giorno la fine di questa occupazione militare, alla fine della distruzione del nostro territorio. Territorio che ci viene sottratto da 50 anni e che noi non possiamo più utilizzare e in più ci viene distrutto da queste truppe di occupazione straniera. Noi siamo qui perché un giorno queste terre nostre saranno di nuovo libere. Non poter sfruttare un territorio, che è un territorio ricco per quello che ci può offrire, ma doverlo vederlo militarizzato e quindi occupato militarmente dallo Stato italiano che lo sfrutta. L'unica cosa che possiamo fare attualmente è lottare perché questi territori vengano restituiti alle comunità e quindi sono qua perché penso che comunque manifestare sia utile, anche se non immediatamente risolutivo, ma sia utile. Perché qui si gioca a fare la guerra, mentre semplicemente per portarla poi in mezzo mondo, a distruggere la gente, a distruggere civili, persone come me, come tutti quelli che sono qua, bambini, vecchi. Io tra l'altro insegno ai bambini molto piccoli, ai bambini dell'infanzia che vivono questa purtroppo come una quotidianità a volte anche, lo vedono come una cosa normale, una presenza che non dà fastidio e non devono percepire questo, devono capire che è una cosa che magari qui sembra innocua ma che altrove crea grossi danni. E siccome sono molto più sensibili di molti di noi, credo che bisognerebbe imparare da questo. La Sardegna non può essere complice delle guerre nel mondo e perché voglio un giorno tornare in questa terra e starci in pace. Della carne bruciata nel nero, passata nel ferro, il fumo delle bancarelle, un altro morso, lo zucchero corre, la gomma si fa largo dentro il piombo bucato per farci passare la lenza attraverso, l'esca sale allo specchio d'aria, resta in gola, un colpo di pietra sulla testa e sullo scoglio, un colpo di grazia e poi il corpo insieme agli altri nella rete, disoccupato. Mi sveglio con un coltello nel costato, mi apre come noce del sangue, tutto d'un colpo, d'un fiato. Compaesano, per posto di lavoro, a 1500 euro al mese, si assassina il figlio di un'altra al posto di lavoro del mio. E barattomani di nipotina per pensione anticipata e vendesi pelle, funzionante, per due cene al mese in ristorante. Poi sarà difficilissimo recuperare delle terre che sono contaminate da inquinanti di questo genere, perché 50 anni di esperimenti militari, 50 anni di esercitazioni militari non possono che lasciare un segno indelebile sulla terra. Sono una persona che crede che se la gente si mette insieme, discute, elabora dei piani alternativi, può anche uscire da delle situazioni critiche e drammatiche come sono quelle che stiamo vivendo in questi territori. Veniamo con un obiettivo chiaro, che è la dismissione delle basi militari in Sardegna,
e la loro riconversione. Liberandoci delle servitù militari avremo più terra, più spazio a disposizione per far fiorire delle iniziative veramente di pace, per utilizzare la nostra terra per vivere e per avere un'economia diversa, basata non sugli indennizi ma sulla capacità di far fiorire delle attività che ci diano il pane, senza bisogno di andare a creare morte dalle altre parti del mondo. Questo è il poligono a cielo aperto più grande d'Europa e mi domando dove siano le altre persone, almeno i sardi, cosa avessero di meglio da fare dato che siamo di nuovo in numero inferiore rispetto alle forze del disordine. Molti avevano avuto paura della violenza, di essere denunciati. I mezzi di informazione, anziché cercare di far capire la ragione profonda per cui i manifestanti sono venuti a manifestare. Soprattutto a questo tipo di manifestazioni che toccano veramente con mano le forze dell'ordine che difendono gli interessi dello Stato. Deviano il messaggio, sì, in uno spazio un po' brutto. Comunque qua è un interesse veramente grosso dello Stato, perché sono in ballo milioni di euro. Però la gente non deve avere paura delle denunce o delle violenze, perché quei diritti che noi abbiamo, che sono stati ottenuti con grandi sacrifici in questi anni, sono acquisiti ma non dureranno per sempre. Siamo tutti qui con una voce unica per dire basta, basta a questo scempio. No, non stiamo facendo niente di male, stiamo semplicemente facendo vedere che loro fanno del male, non noi manifestando. Non siamo solo quattro scalmanati come ci dipingono spesso. Per me bisogna che questa battaglia coinvolga tutti. E questa cosa ci riguarda tutti. Proprio a un livello anche culturale, di scambio, di crescita. Ognuno può trovare la forma di lotta che più gli si addice, ma abbiamo bisogno di tutto il popolo affinché questo messaggio passi forte. Dobbiamo aspettare di avere dei nipotini a tre teste. E a chi pensa che non sia un suo problema, ricordarsi che il mondo è uno. No? Noi non possiamo semplicemente girarci dall'altra parte. Si chiede soltanto alla gente di scendere in piazza, perché sono diritti che si possono acquisire solo se si scende in tanti in piazza, perché non sono di poche persone, ma sono di tante persone. Tra l'altro anche il secondo e il terzo più grande d'Europa, se non sbaglio, ce l'abbiamo noi, quindi. Se noi non coinvolgiamo la maggior parte della gente, non si riuscirà mai a ottenere qualcosa, perché comunque il potere vedrà che siamo in pochi. Quindi bisogna mettersi sotto, scendere in piazza e non temere niente. E il mio cartello è rivolto a tutti i carabinieri, i militari, i poliziotti cattolici. Io non sono cattolico ovviamente, però penso che se Dio ci fosse li starebbe guardando. Siamo qui anche per tutti i militari che ci sono, anche per tutto il dispiego di gente che è qui pagata da noi, tra l'altro, con i soldi pagati dalle nostre tasse. Siamo qui anche per i loro figli che ci vivranno e tra l'altro i primi a soffrire di tutti i mali alla fine sono anche sempre loro, perché ci vivono tutti i giorni dentro questi territori. Io ormai dico che soltanto ognuno può fare i conti con la propria coscienza, cioè ci sono tante occasioni dove noi possiamo dimostrare di essere sensibili e di dare un insegnamento alle persone che verranno dopo, ai nostri figli. Io penso di fare poco, ma di fare quel poco che sento lo faccio sinceramente. Bisogna trovare la forza di alzarsi, venire a manifestare, ognuno alla propria maniera. Io infatti ho un cartello simpatico per far vedere che insomma non è sempre un clima di odio, di botte, di cattiveria, ma basta la presenza, basta un sorriso per far capire che comunque non vogliamo negatività. Speriamo di riuscire a incontrarci nei territori, anche al di fuori di una manifestazione, proprio in ambiti in cui si possa discutere e immaginare delle alternative. Io sono qua e mi auguro che la prossima volta saremo ancora di più e ci vedremo presto, non solo alle manifestazioni, ci vedremo presto anche nelle scuole, nei paesi, per portare in giro la nostra voce. Una voce che dice basta, basta questo schifo. Non possiamo continuare ad avere la nostra terra usata come discarica e come fabbrica di esercitazioni di morte. E filtrano oltre i vetri, gli orli degli occhi, rifrangono colori, scomporli, scorrono suoni a spirale, errore madornale nella trama, oltrepassano i muri, le onde delle voci dei bambini, le onde del vibrare delle bombe per 50.000 euro l'ora.
Offresi, poligono sperimentale interforze di... E siamo qui e ci mettiamo la faccia, perché vogliamo dire basta non solo a questo schifo che fanno tutti i giorni, non solo all'avvelenamento della nostra terra, alla gente che crepa di leucemia a 20 anni, ai bambini che nascono deformi, agli animali. No, non siamo qui solo per questo. Siamo qui per dire anche basta, basta, questa cazzo di guerra. Ci avete rotto i colori e anche i coglioni. Che cos'è l'oceano se non un insieme di milioni di gocce, tutte diverse tra l'altro.